Benvenuti ragazzi, oggi siamo qui in uno spacchettamento particolare perché sì, era già da tantissimo tempo che non facevo un unboxing per il semplice motivo che non ho più preso niente online e vi starete chiedendo che cacchio avrò preso. Ebbene, come potete vedere, vabbè, ho preso da Amazon. Questo, su questo non ci sono dubbi, è diciamo di forma, potete vedere, molto piatta, non è grossa, infatti anche io me l'aspettavo magari un po' più grosso, un po' più spessa semplicemente, ma è invece molto piatto e voi vi starete chiedendo che cosa c'è dentro. Ebbene, ora vi faccio vedere. Ok, qui c'è scritto, cioè, l'adesivo di Prime, anche se io non ho Prime, però questa spedizione era gratuita ed era anche veloce. Comunque, taglierino di quando ho fatto il magazziniere e via. Spero che si apra da qui. Sì, si apre da qua. A parte che bastava tagliare l'elastico. Sì, l'elastico, il coso qua. Allora, allora si apre, sì. Mannaggia. Ok, tiriamo via tutta sta roba qua che è inutile. Direi che ho aperto. Ok. Ok. Ma che bello. No, no, è il contrario, ma vaffanculo, va. Allora, è il contrario, ma allora, via scatola. Eccola qui ragazzi. Ho preso questa. La maggior parte sa cos'è. Comunque, sì, è la felpa di Saitama, ovvero il personaggio principale di One Punch Man. Non l'ho pagata praticamente niente su Amazon, appunto. È taglia M, quindi da quel che ho visto dovrebbe andarmi bene. Adesso me la provo, ma prima apriamo. C'è anche la chiusura, quella bella con il l'apri e richiudi. Carina. Vediamo un po'. Via. Ok, vediamo. C'è il mio vicino che mola a quest'ora. Sono le 9 di mattina e il mio vicino mola a questo, va bene. Allora, direi che insomma sembra fatta abbastanza bene. Oppa, ben leggibile, stampato ovviamente, ma sembra una stampa abbastanza buona. Un vernale, infatti dentro c'è il filo, è peloso. E niente, adesso rimane solo provarla. Insomma, comoda, è comodissima, morbida, tiene un caldo della Madonna. Vabbè, adesso siamo al primo di agosto e è normale che ci sia caldo, infatti non vedo l'ora di togliermela. Comunque sì, sono soddisfatto. Imperfezioni da quel che vedo, da quel che ho visto. Il tessuto è molto bello, insomma, morbido, ma davvero morbido, morbido. E niente, no, perché sinceramente ho sempre desiderato prenderla perché mi piace One Punch Man e tra l'altro è una felpa, sì, ok, ci sarà pure scritto sta puttanata, ma mi piace. E poi comunque una felpa in più, una felpa in meno, no, non fa mai male, ecco. E niente, quindi che dirvi, se anche voi volete prenderla, approfittatene, nel senso, ce ne sono di varie misure. Ovviamente io ho preso la M e ho diciamo misurato la lunghezza dalle spalle alle mani e dal collo al bacino, insomma l'ho misurata tutta bene o male.
infatti non ho sbagliato, nel senso è perfetto, infatti mi alzo, ma per di lunghezza è diciamo perfetta, vai via sedia di merda. Allora, di lunghezza è perfetta, infatti mi arriva appena sotto il culo. Cappuccio, allora, cappuccio, vediamo quanto è grande, che non ho ancora provato. Ok, che cappuccio ci sta, è bello grosso, il grosso giusto, diciamo, dai. La lunghezza delle maniche è perfetta e ragazzi, io sono alto 1,80, quindi la M va più che bene. Io ho speso poco più di 30 euro, adesso posso dirlo, è normale per una felpa spendere 30 euro. E non vedo l'ora di indossarla, anzi, non vedo l'ora di indossarla, sì, nei mesi invernali, autunnali, perché ora come ora è improponibile, perché è veramente troppo pesante, tiene troppo caldo. Quindi, visto che non voglio sciogliermi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete non mi piace, vaffanculo. E commentate se avete qualcosa da dire, anche con una puttanata. E noi ci rivediamo in un prossimo video, come consuetudine. Ciao ragazzi!